Signor Sindaco, questione tassa di soggiorno, si muovono un po', diciamo, autonomamente i comuni della costiera amalfitana. Al momento Vietri e Positano non chiedono tassa di soggiorno. A dire la verità, è tutta una discussione che c'è intorno alla tassa di soggiorno. Il comune di Vietri nel 2016 decise quasi di istituirla, però fu proprio il periodo in cui la legge finanziaria vietava la possibilità di mettere ulteriori tasse, ulteriori balzelli a carico dei cittadini. Adesso abbiamo una grossa attenzione su questa tassa, ma non fosse altro perché principalmente per un motivo di cassa a livello di bilancio comunale, perché poi la tassa di soggiorno ha i pro e i contro. Ai pro certamente che se c'è un certo flusso turistico, così come c'è a Vietri sul mare, facendo, diciamo, le giuste valutazioni in relazione all'entità, alla grandezza della stessa tassa, bene, potrebbe portare dei fondi all'interno del bilancio. Però il grosso problema è il sistema di controllo e il sistema di incasso, perché è cronaca quotidiana che ad esempio Salerno ha un buco in bilancio di circa 400.000 euro per aver previsto un certo introito di tassa di soggiorno che poi non si è verificato, e alla stessa maniera Cava di Tirreni ha 180.000 euro che adesso deve sistemare. Ma non fosse altro perché nel momento in cui si fa una previsione di incasso, poi i servizi si devono erogare per quell'importo, e nel momento in cui non si riesce ad incassare l'importo preventivato, ovviamente ci si trova con un deficit di cassa, e questo è uno dei problemi. L'altro problema è la grandezza della tassa di soggiorno in relazione all'entità, perché altrimenti si rischia di soffocare il flusso turistico con ulteriore balzello a carico dei turisti. L'ultimo aspetto che io valuto in relazione a questo argomento è il fatto che una cosa è mettere la tassa di soggiorno sugli alberghi, su coloro che fanno un turismo di una certa qualità, altra cosa invece è quella di mettere la tassa di soggiorno su quelle che sono le strutture di extrabrighiere, cioè i B&B, le case vacanza, gli affittacamere e via discorrendo, che stanno creando una situazione reddituale per moltissime famiglie a Vietri sul mare. Pensi che nel 2009, quando fui eletto la prima volta, erano appena 4 BB, adesso siamo intorno ai 67-68 ufficiali, più altre attività che non sono ancora registrate. Però le posso dire con certezza che Booking ci porta il Comune di Vietri con 155 unità da mettere a disposizione come offerte di camere sul mercato. Quindi, diciamo, il discorso è abbastanza ampio ed è di una certa grandezza che potrebbe, se non si fanno le giuste scelte, creare addirittura un problema a contrario, nel senso che si creano delle difficoltà di casse per il mancato incasso.